You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Sto avvicinando troppo alla torre. Meglio stare alla larga. È assurdo pensare che il mondo finisca. Lo so, mi dispiace di esserci andata così pesante. Beh, sei stata sincera. Mentre io invece non lo sono stata con te. Quei dipinti che abbiamo visto nel vecchio edificio di Londra. Ho riconosciuto lo stile. Li ha dipinti mia sorella. Lei è una di loro. Una dei suoi seguaci. Io te l'ho tenuto nascosto. O l'ho nascosto a me stessa. Forse. Non c'è più. Ormai l'ho perso. Come sento di aver perso la mia tribù. E adesso mi dici che il mondo sta finendo. Come reagisco a tutto questo, Seika? Qual è il senso? Seika, capisco benissimo perché non hai voluto dirmelo. Va tutto bene. Però tua sorella, la tua gente, fanno parte di te. E sarà sempre così. Devi combattere per loro. Per salvarli da Londra, o forse soprattutto da se stessi. E ci riuscirai. Perché sei tu, è questo che ti rende forte. Non farai tutto da sola. Chiaro. Ti aiuterò, promesso. Ci stai? Va bene. Dobbiamo capire come raggiungere la penisola. Le correnti impediscono di nuotare. Vero. E non si può volare o usare la barca con quella torre. Stavo pensando che ci sarebbe una macchina che è in grado di volare e immergersi. Il tuffo plano. Dicevi che le torri hanno abbattuto chi si è avvicinato? Sì. Ma cavalcandone uno, forse potremmo fare di meglio. Potremmo immergerci ad ogni colpo sparato dalla torre. Puoi domarne uno con la lancia? No. Non ancora, almeno. Ci sono ancora tuffoplani? Puoi trovarli? Ne hanno visti dopo la distruzione della prima torre. Chiedo all'insediamento. Bene, nel caso avvertimi. Nel frattempo, io penso all'Override. Lo ammetto. In realtà l'idea non mi entusiasma molto. Seika sta meglio. Bene. Stiamo bene tutte e due. Sì. Posso permettermi alcuna distrazione. Mi servirà una mano adesso. Ehi, Beta. Ho bisogno di te. Tu e
e Gaia potete adattare l'override del solcasole anche per il tuffo plano. In effetti le due macchine hanno un codice simile. Si può programmare un aggiornamento software al terminale di fabbricazione. Ma ci serviranno dei dati dallo stabilizzatore di un tuffo plano e una membrana alare intatta. Bene. Nel frattempo preparerò tutto insieme a Gaia. Fa attenzione. Seika parlava di tuffo plano vicino all'ultima spiaggia. La torre Zenith che abbiamo distrutto le aveva battute, perciò per immergermi in cerca di parte. So a chi appartenesse, ma non vi servirà più. Una ballista fine. Sembra essere funzionata. Potrebbe aiutarmi con il fucile di Morse. Usando il focus troverò le carcasse di tuffo plano sparse per su. Cerco le parti su quel tuffo plano. Poi necessario, via da qui! Beta, ho preso le parti. Ti trasmetto subito i dati. Ricevuti. E... fatto! Ti mando l'aggiornamento software. Se lo applichi al modulo di override della tua lancia, funzionerà su qualsiasi tuffo plano. Grazie. Figurati. Buona fortuna, Aloy. Un banco da lavoro. Finirò l'override del tuffo plano. Ho il necessario per sopravvivere in queste coste. Fatto. Seika, hai trovato un tuffo plano? Ho visto uno stormo all'estremo sud dell'isola sotto l'ultima spiaggia. Vado lì. Se devi rifornirti, questo è un buon momento. Una volta lì ci metteremo subito all'opera. Chiaro, a dopo allora. Con un po' di fortuna riusciremo a trovare l'ombra e a capire cosa sta combinando con gli altri Quinn. E a fermarlo prima che lanci il suo razzo radioattivo. Mi piace come mezzo di trasporto. Oh, non male per andare in giro.
sono! Questa dovrebbe essere qui. Aloy, sono qui! I tuffocani sono lungo la spiaggia. Scegliene uno! Se non ne avrai domato uno, scopriremo se il nostro piano funziona o no. A volare fino al parco di Londra. Sì, ma prima l'ho costruita con un mio amico. Ti impedirà di annegare. Ma e tu come farai? A me non so. Bene, allora facciamolo. Grazie. Ci siamo? Stai bene? Senza la maschera ero in pensiero per te. Tutto a posto. Grazie. Beh, ci siamo. Ora troviamo Londra e poniamo fine a questa storia. Attenta! Delle guardie. Oggi hai visto Walter? No, si è chiuso nel vulcano dopo che è arrivato l'ultimo carico. Dobbiamo raggiungere quel grande vulcano finto. E forse lì troveremo anche Kina. Spero che si sbrighino con l'ultimo carico. Io voglio ascendere. Sì, il nuovo mondo di Walter sarà un paradiso.
Bene, possiamo andare. Con quello scudo attivo dovremo trovare un'altra strada. Londra Productions. Una delle sue tante imprese, immagino. Voleva proprio avere le mani in pasta dappertutto. Sale. No. Ho una fame. Stavo pensando di rubare delle... Lascia perdere. Sono al sicuro. E Fedder è l'unico ad avere la chiave. Conosco Fedder. Era una vera carogna anche prima che arrivasse Londra. La sua chiave potrebbe servire, però. Come sono fantasiose queste cose. Questa creatura credo sia un dinosauro. Un divinatore me ne aveva parlato. Ma cosa ci fa qui? Questo era il set di un uomo, credo. Tutto questo per una cosa finta. Cos'era questo posto? Qui i predecessori intrattenevano le persone proiettando degli ologrammi. Ma forse anche il luogo stesso era una grande esperienza di intrattenimento. È tutto così stranamente complicato. Quanti simboli. Quello mi ricorda un vulcano. Già, pare che sia a nord-est da qui. Ciao, bel bestione. Spero fosse altrettanto pacifico. Se a Walter serve qualcosa dall'armeria, io gliela porto subito. Chiaro? Sì, ma solo perché te lo devo. Pare che Londra tenga qualcosa nell'armeria. Sarà l'edificio qui vicino. Oh.
immagina di andare a spasso e vederne sbucare uno di fronte a te. Almeno non hai lanciarazzi. Volevano dare l'idea di uno scontro disperato tra questi soldati e i dinosauri. È ridicolo. Ma anche spettacolare. Ecco il nostro vulcano. Questo lo consideravano intrattenimento. So che più era assurdo, più ne andavano matti. Non so come aprire quella porta, ma deve esserci un modo. Le guardie accennavano a una certa armeria. Potrei dare un'occhiata. Sembra importante. Questo cos'è? Questo è Dino Digits. Il quiz riservato ai veri intenditori di Pangea. Io sono Craig T. Young. Abbiamo preparato 5 domande sui terminali di voi superfan. Bene, cominciamo! Nel primo Pangea si vede l'identificativo di Jane nel suo primo giorno alla Portec. Qual era? Forse là fuori c'è qualcosa che potrebbe tornarmi utile qui. Tornerò quando avrò più dati. Dino Digits. Sì. Non era già abbastanza assurdo questo posto? Sia tutto pronto per il grande momento. Feder è dentro quell'edificio a cupola. Un dinosauro con un cappello.
Credo che rendere più umane le cose aiutasse con le vendite. Tattica interessante. Il marketing era squallido e il cibo ancora peggio, ma ogni volta che usciva un nuovo Pangea, i profitti schizzavano alle stelle. La gente si sbafferebbe qualsiasi cosa se condita nel modo giusto. Un'altra area del parco. Fedder e la sua chiave sono qui in giro. Di qua dove si va? Controlla pure, io sto qui fuori di guardia. La statuetta di un dinosauro. Faceva parte di una serie. Qui ci sono anche dei dati. Sarà collegata a quelle console che ho visto al centro del parco. Eccoti qua. Ti mancavo? Possiamo andare. Ci sono parecchi dinosauri. Forse era una specie di attrazione. Essere attaccati da dinosauri era un'attrazione. Questo è più astuto. Somiglia a uno scorciato. Anche loro si muovono in branco. Vediamo qui. Va bene, ti seguo. Raptor Raid! Un tiro a segno per i fan di Pangea più sfegatati. Spero che i seguaci Quen sparino con la stessa cieca devozione dei consumatori del XXI secolo. Di cristallo. Oh, che odore. Ai mercanti potrebbe interessare. State attenti agli intrusi. Uccideteli a vista. Come potevo starti lontano? Come potevo starti lontano? Mia sorella! Seika! Come potevo starti lontano? Se usciamo allo scoperto la colpiranno. Come potevo starti lontano? Sono così agitata che ricordo a stento le parole. Allora fa come dice Walter. Sgombra la mente. Dimentica ogni cosa. Dimentica gli antenati, il tuo passato, anche la tua famiglia. Pensa solo a lui. A cosa significa questo momento? Forza, sentiamo. Come potevo starti lontana? Al tuo fianco io mi sento... Ah, non ce la faccio! Rilassati. Immagina che lui sia qui, come la prima volta che l'abbiamo visto sulla spiaggia.
ammira la sua fulgida presenza. Abbandonati a essa. E dopo esclama: come potevo starti lontana? Al tuo fianco mi sento appagata. Mi sembra di essere a casa. Sarai sicuramente tu la prescelta, me lo sento. Qui siamo tutti dei prescelti, Pira. Verrai anche tu nel suo nuovo mondo. Nulla te lo potrà impedire. Pira, Kina, è ora. Fedder, manca poco all'evacuazione. Capito. Seconda squadra, sarete di scorta. Tutti gli altri aspetteranno con me finché Walter non ci dirà di partire. Kina. Ricorda, Fedder ha una chiave. Forse apre la porta per il vulcano. E va bene. Facciamolo fuori. Possiamo agire con discrezione. Avanti. Voglio vedere come fa. Ehi, visto niente? Oh, ecco la nostra intrusa! Bene, capiamo a cosa serve questa chiave. Spero che ci porti da mia sorella. Londra è riuscito a manipolarla. Possibile che sia così cieca? Antenati, questo posto è un vero labirinto. Tre guardie di pattuglia. Al tuo segnale. Gli altri produttori hanno voluto abbassare il target di età per il nuovo Pangea. Non avrei dovuto dargli ascolto. Anche dopo la fine del mondo, Reggie sembra un totale disastro. L'acido non serve. Devo pensare ad altro. Pira sia tra le prime due. Walter avrà le sue ragioni. Ma io scommetto su Kina. Hai visto com'è entrata nel vulcano? Senza paura. Dobbiamo andarci subito. Questa porta può essere aperta soltanto a distanza. Dall'armeria. Allora dobbiamo trovarla. Ucciderei chiunque per Walter se me lo chiedesse. Mi piacerebbe assistere al test di Walter. Anche perché non ci saranno altre occasioni.
A ognuno il suo ruolo. Ma certo. Eccoci, questa è l'armeria. Proviamo ad andare più avanti. La porta è chiusa. Forse si apre con la chiave di Fedder. Bene, qui dentro dovremmo poter aprire la porta del vulcano. Perfetto, ti seguo. Questo cos'è? Tecnologia Zenith. Un dispositivo di archiviazione. Ma per cosa? Vediamo che mi dice il focus. Sì, prego. Strano fluido. Oh, che odore. Lo sento da qui. Come un alcolico, ma più concentrato. Un conservante, forse? Stando a questa nota, questi sono capelli di Quen. Ci sono anche delle unghie. Che schifo! Provette. Per un esperimento? O per conservare campioni? Che hai scoperto? Credo che Londra stia usando quel dispositivo per conservare DNA Quen. DNA? Mettiamola così, contiene l'essenza fisica di una persona. Ti manderò dati più precisi. Va bene, è andata. Procediamo. Sedia inquietante. Quella console potrebbe servirmi. Ho trovato una rete, ma non posso accedere. Forse basta fare un ripristino forzato per accedere. Ah, è saltata. Mi servirà una nuova batteria. Queste sembrano celle per imprigionare i Quen. L'armeria. Una volta era un ricovero per i mocciosi che smarrivano le loro mamme nel parco. E
È giusto quindi che venga usata per la mia gestazione? Per riempire i Quen di aghi e costringerli a prendere la loro medicina. Bene, ecco una batteria. Adesso come faccio a portarla su con me? Tutto a posto laggiù? Ho scoperto come accedere ai sistemi della struttura. Ora devo solo ridare corrente. Bene, non prendere la scossa. Perfetto, batteria sistemata. Posso riavviare la console. Bene, è alimentata. Spero abbia ripristinato la rete. Ehi, la porta si è aperta. Ti raggiungo subito. La mela è la mela, c'è una rana, c'è una. Rispondi, rispondi. Che cos'è? L'uccello è un sesso, è un sesso. Rispondi, rispondi, rispondi. Il triangolo è triangolo, è quadrato, è quadrato. Rispondi, rispondi, rispondi. Non ci capisco niente. Non vuole che i Quen pensino con la propria testa. Temo che sia questo il PSR. Antenati, li sta indottrinando. Rispondere, rispondere, è obbedire, è obbedire, è obbedire. Dobbiamo fermarlo. Aloy, la donna che ha eliminato gli altri membri di Far Zenith. È un bene che tu abbia resettato il sistema. Davvero? Sì. Mi ha permesso di aggirare diverse restrizioni. Però avrei un favore da chiederti. In cambio ti offrirò il mio aiuto. Lavori per Londra e ti aspetti che ci fidiamo di te? Aspetta. D'accordo. Se vuoi aiutarci, provalo. Intanto spiegaci che succede. Londra sta costruendo un'astronave. Acquisisce materiale genetico dai Quen. E li sottopone al PSR, una sorta di controllo mentale. Ma altri, come sua sorella, seguono una procedura di selezione. Che cosa significa? Hai una logica impeccabile. Walter vuole lasciare la Terra prima che arrivi l'entità di nome Nemesi. Intende creare una colonia su un mondo remoto, utilizzando il DNA dei Quen per clonarne la popolazione. Inoltre ha deciso di portare con sé una piccola cerchia di individui selezionati con cura. Questi saranno il suo entourage, una sorta di famiglia che governerà la colonia al suo fianco. Come? Dei. Un'ottima analogia, però soltanto Walter risulterà onnipotente. Posso immaginare come userà il PSR su tutta quella gente. Corretto, sulla popolazione e sulla sua cerchia. Così nessuno oserà sfidarlo. Ho una certa esperienza a tale riguardo. Che cos'è di preciso il PSR? Londra può davvero controllare la mente? La società di Walter estraeva metalli preziosi dagli asteroidi. All'epoca si temeva che, nelle mani sbagliate, tali corpi celesti potessero essere convertiti in proiettili orbitali. Il protocollo soppressione rivolte fu creato come strumento di precauzione per impedire qualsiasi abuso da parte degli astronauti.
Tuttavia, il programma venne sospeso in seguito a episodi di spiccata aggressività occorsi ai soggetti. Al nostro arrivo qui, Walter l'ha riattivato, l'ha testato sui Quen e l'ha migliorato. Le cavie sono gli stessi individui che abbiamo combattuto. Sì, le loro tendenze aggressive li hanno resi molto utili in chiave difensiva. Ora, tuttavia, i membri della cerchia di Walter, i suoi preferiti, ricevono il trattamento migliorato, che li rende remissivi, ma senza la componente aggressiva. Ha già fatto il PSR a Kina? No, c'è ancora tempo per salvarla da questa sorte. Dunque Londra sta scegliendo i suoi Quen preferiti e poi lo aiuteranno a governare la nuova colonia? Le chiama audizioni. L'obiettivo è scegliere compagni che gli ricordino i membri della sua cerchia ristretta nel XXI secolo. Londra teme però di commettere di nuovo un fatale errore. In passato, infatti, un suo collaboratore lo tradì. E credo che sia per questo motivo che vuole usare a tutti i costi il PSR per controllare chiunque lo circondi. Vuole amici adoranti, purché non pensino con la propria testa. E Kina farà parte di questo entourage? Corretto. Svolgerà il ruolo più importante. Sarà la compagna di Walter. Cerca qualcuna che gli riporti alla mente la moglie defunta, una famosa attrice. Addirittura costringe le candidate a recitare alcune battute di uno dei suoi holo. Mi viene da vomitare. C'è qualcosa di utile che puoi dirmi su Nemesis? Temo proprio di no. Walter limita l'accesso ai file. Sarà per via del fatto che anch'io, come Nemesis, sono un'intelligenza artificiale. Non vuole che impari qualche trucchetto. Vuole proteggersi dal tradimento in ogni sua forma. Allora Walter ti ha creata per servirlo? Sì, ma la mia personalità non lo soddisfa mai pienamente. Quindi la regola costantemente in base a una matrice modulare con centinaia di attributi diversi. Per esempio, oggi il mio istinto materno è al 52% e la disinvoltura è al 63%. Mentre ieri erano rispettivamente al 47% e al 72%. Ha apportato 57 modifiche solamente negli ultimi 7 giorni. Sembra una tortura. La tua è una descrizione accurata. Dici che vuoi aiutarci, ma vuoi qualcosa in cambio. Che cosa? È passato un millennio da quando ho iniziato a servire Walter. Ho eseguito ordini mentre continuava a regolare la mia personalità. Sono stanca e voglio che questa schiavitù finisca. Vi farò arrivare a Walter se eliminerete il mio codice sorgente con l'override. Vuoi che ti uccida? Sei sicura? Sì, per favore. Fammi riposare. Bene. Ho aperto la porta che vi condurrà a Walter. Ancora non sa della vostra presenza. Inoltre, ho disattivato le difese aeree e marittime della struttura, caso mai tornaste in futuro. Grazie. E addio. E adesso sono libera. Sembra che Londra distrugga qualsiasi cosa tocchi. Va fermato. Forza, ora il vulcano è accessibile. A Londra non è bastato costruire una nave che avvelenerà migliaia di persone al lancio. Ha manipolato un sacco di gente e vuole diventare il loro dio. Dobbiamo fermarlo
e portare via mia sorella prima che sia tardi. Per fortuna ci sei tu, Aloy. Non so proprio come avrei fatto senza di te. Il mio posto è qui al tuo fianco. Veniamo a salvarti, Kim. Dimmi la battuta. Come potevo starti lontano? Al tuo fianco mi sento appagata. Sento di essere a casa. Perfetto, grazie. Ora sentiamo Kina, ok? Come potevo starti lontano? Al tuo fianco mi sento appagata. Mi sembra di essere... Oh, tu. Tu hai un talento inconsueto, sai. Mi ricordi moltissimo una persona che conoscevo, anche se con una bellezza tutta tua. Sinceramente, mi sento ispirata solo a stare qui di fronte a te. No, sei tu che ispiri me. Sarebbe un problema se ti chiedessi di ricominciare. Oh. Sheika, sto lontano da lei. Adesso ho capito. La Vendicatrice Rossa mi ha finalmente trovato. Nova, cosa ci fa qui questa marmaglia? Nova? Nova è morta. Non avrebbe retto un altro secondo con te, e la capisco. Gli altri Zenith facevano ribrezzo. Ma tu hai un talento inconsueto, vero? Sì, sì. Io sono diverso dagli altri, sì! E tra le altre cose, ho scoperto un modo per schiacciarvi. Questa macchina non ci sarà, ma il tempo ritornerà un'idea.
bene. Credo le serva del tempo per capire cosa è successo. Però sa dove trovare altri dei nostri e una delle loro barche è qui vicino. Recuperiamo che possiamo e torniamo a casa. Va bene. Ma poi raggiungimi nei pressi del bunker di Londra. Ha detto di avere un modo per schiacciarci come insetti. Non parlava di quello spinamorte. Ha in mente qualcosa di grosso. Di molto. Ci sarò. Te lo prometto. È il minimo che possa fare. Eravamo in due. Sono contenta, sai. Beh, ora che Nova ha disattivato le difese Zenith, posso andarmene in volo. Posso anche usare la barca senza problemi. Devo affrontare Londra per l'ultima volta. Dritte nello zaino.